Jesus, e oggi si riprende con me in una Starfrostra Black Ace. Ok, oggi si parte da qua perché ho bisogno dello schermo del titolo. Ok, come potete vedere in basso, cioè in realtà voi vedete sempre schermo intero, non complichiamocelo io. Come potete vedere in basso, noi abbiamo la stella delle Mega, la stella delle Standard, la stella di Black Ace, la stella delle Giga, la stella con scritto su SS che dovrebbe essere la Sirius Story, una cosa di questo tipo. Comunque riguarda il boss opzionale. Ok, adesso il gioco dice, tenendo premuto L e cliccando Giga Mega SS Giga Standard. Ok, forse ho fatto qualcosa. Mortacci mia che non mi ricordo mai le cose. E invece l'altro dovrebbe essere Standard Giga Standard Mega SS SS e Black Ace. Ho fatto qualcosa, non ne ho la mia idea. Dovrei aver premuto i tasti giusti. Dobbiamo andare nella base orbitale, più precisamente dove Jack e T hanno riscritto il programma della Meteora G, quindi all'interno della base spaziale del Dialer. Sì, combinazione di tasti corretta, ragazzi. Ok, allora vi ripeto i tasti perché potreste non aver capito alla prima. Effettivamente sono stato un po' vago. Allora, tenendo premuto il pulsante L per attivare la Burai o Rogue Mode, come preferite, proprio preferite, non so parlare più italiano, dovete, premendo tenuto L, premere la star, premere le seguenti stelle: Giga, Mega, Mega, Sirius Mode, Giga, Standard e infine quella di Black Ace. Invece, per sbloccare la modalità Sigma, che affronteremo nel prossimo episodio, dovete tenere sempre premuto il pulsante L e premere le seguenti stelle, nell'ordine che vi dico: Standard, Giga, Standard, Mega, Sirius Mode e Black Ace. Ok ragazzi, quindi spero abbiate preso appunti. Io magari vi ho fatto vedere graficamente le stelle, adesso non so come potrò fare, però va bene. Oggi ci occupiamo della Rogue barra Burai Mode. Rogue, ma che? C'è qualcosa di totalmente diverso in Rogue. Ha assorbito il potere del rumore. Maledizione. Chi immaginava che quel tipo avrebbe controllato il potere del rumore? Non è una buona notizia. Fermo. Megaman, il rumore dentro di me vuole battersi con te. Chissà se posso batterlo. Cosa dovrei fare? Lotta con Rogue? Forza, coniglio, corri. Vabbè, ok, volevo aprire un attimo una parentesi. Allora, se vi ricordate, nell'ultimo episodio abbiamo battuto Sirius. Sirius ci ha affidato il metallo Mu, e ha detto che saremmo stati costretti a combattere contro il nostro rivale per l'eternità. Sbloccando la Burai o Rogue Mod, chiamatela come volete, uno è il nome giapponese, l'altro invece è quello europeo o americano, abbiamo sbloccato Rogue ZZ, ok? Questo Rogue è differente da tutti quelli che abbiamo affrontato prima ed ha una potenza veramente sconvolgente, quindi è un dopato Sirius, forse batte Sirius, non lo so. Combatti Mega Man. Ah, lotti con Rogue? Sì. Credo di dover fare ciò che va fatto. Ok Rogue, lottiamo. Sto per metterti a tappeto. Ok, 4000 punti di vita, come potete ben vedere ragazzi, e è devastante questo tipo di Rogue. Io proverò a farlo fuori con 1110 punti vita e non col mio mazzo dopato. È praticamente un insulto a Rogue, ma dobbiamo provarci, e già iniziamo male perché mi ha tagliato la barriera e sta per usare, e invece mi sono parato, fortunatamente. Ok, il problema è che purtroppo, avendo 4000 punti vita, mi sa che finirò col finire le carte. Ed è un brutto problema, se ci pensate. Senza contare che dopo è un rogue come tutti gli altri, nel senso, la barriera, rompe le palle, e di qua e di là. Quindi, non fatevi illudere. Ok, vedete che comunque bisogna schivare i suoi colpi, così via dicendo, cose comunque abbastanza semplici. Il problema di questo tipo di Rogue è che se li tocca avete perso, in pratica.
perché ha dei colpi che dire che fanno male è dire poco, cioè ha una potenza sconvolgente. Adesso forse ce la facciamo la prima, ho citato adesso. L'ho matto. Va, guardatelo! Non è possibile che si teletrasporti via dagli attacchi. È una cosa oscena. L'avevo bloccato e lui si è teletrasportato via. Il contrattacco tranquillo non c'era lì. Grazie Capcom per impedire di fare i contrattacchi. Forse non può colpirlo. Come ho detto, questa mossa non l'avevo ancora fatta vedere. E riguardo al se vi tocca morire, mi sembrava di essere stato chiaro. E questo ha dato dimostrazione. Mi ha tolto 500 punti praticamente con il suo attacco. Perché ero 1110. E adesso sto morendo. Sono a 1. Ok, non è normale. Il problema è io come lo stoppo. Ci provo, perché devo andare a sinistra per evitare le onde di tutto. E lui si è parato. Basta. Prendo male. Ok, è difficile ma si può fare. Non si può fare, no. non si può fare. Ok, ho visto che tutto sommato però è fattibile dopo tutto come cosa. Non uso ancora il mio mazzo dopato, ragazzi, voglio tenermelo per i veri le vere lotte. E se definisco Rogue ZZ non una vera lotta, potete capire che questo gioco non è ancora finito ed ha molte cose da mostrarci ancora. Non sapete quanto. Ah, volevo far notare, ragazzi, che io sto giocando ancora con la noise di Wolf e non ho ancora nessun segnale. Devo fare veloce. Ok, ce l'ho fatta. Sul campo è tutto devastato. Non c'è più niente sul campo. Non c'è più un campo. Ok, ragazzi, potrei vincere con questa mossa se non si sposta. E si è spostato. E a 17. Non posso fare così! Ce l'ho fatta! Ok. Chissà se c'è il pareggio. Ok, niente, ce l'ho fatta. Nemico eliminato. Ha mandato uno spadaccino X, mica male. Ah, quindi avete capito, se volete la mia la carta quella lì, dovete ottenerla per forza da Rogue. Però è bella, è forte. È forte. Sciocco! Tutta qui la forza delle tue sciocchezze sul proposito della forza legame? Patetico. Ok, va bene. Ok, ragazzi, ma mi sono disperato più che a sufficienza con Rogue ZZ per oggi per affrontare i Sigma in uno stesso giorno. Quindi, ragazzi, se il video è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video dove affronteremo i Sigma. Quindi, bene, ragazzi.